Ragazzi, per questa serata di Tribuna Beat viene a raccontarci le solite storie Lina Valonghi. Carini. Signora, avanti parli. Oh, e dico, bambina, quel tono lì lo usi soltanto coi tuoi amici, va bene? Perché altrimenti io sono anche capace di prenderti a sberle qui davanti a tutti. È chiaro? Ci metto poco io. Cosa credi di far paura a me questa qui? Figuratevi. Ha 2 minuti di tempo per rispondere. Subito, cominciamo subito. Allora ragazzi, cos'è che avete da rimproverare a noi mamme? Tutto! Quando uno dice tutto è come dicesse niente. Ma già io lo so benissimo perché voi vi lamentate. Per posa, per fare gli anticonformisti. Ma quali anticonformisti? Ma per amor del cielo! Mio figlio, per esempio, a momenti mi scappava di casa perché non volevo che si lasciasse crescere i capelli. Pareva che senza capelli non potesse vivere. E va bene, glielo ho lasciati crescere quando è stato tutto bello pieno di capelli. Un giorno che per disgrazia ne ha trovato uno nella minestra, ha piantato un putiferio che non vi dico. Incoerenti! Siete degli incoerenti! E a proposito di alimentazione, adesso voi per sentirvi più inseriti nella Beat Generation avete il pallino del pasto all'americana e noi mamme cretine per accontentarvi a lei che vi prepariamo la colazione a base di popcorn, cornflake, corned beef, un'incornata generale, insomma. Sì. E il risultato qual è? Che dopo 2 cucchiaiate non mangiate più e se non vi si prepara un bel piatto di rigatoni grande così non siete contenti? Il guaio è che vi abbiamo levato troppo bene, vi abbiamo coccolato, vi abbiamo viziato, è vero. Vi abbiamo cresciuto col guanto di velluto ma senza il pugno di ferro dentro come si faceva una volta e così voi non ci rispettate più come dovreste. Ma lo sapete che noi quando vedevamo nostro padre gli davamo del voi, gli facevamo l'inchino e lo chiamavamo babbo. Altri tempi. E adesso voi come lo chiamate? Papi, papone o addirittura pa. Ha ragione quel mio amico che stanco di non ottenere niente con le buone ha cominciato a prendere a sberle il suo ragazzo e da quel momento quando suo figlio lo vede gli dà del voi, gli fa l'inchino e lo chiama babbo. Guardi signora che il tempo sta per finire. Tu sta zitta che ti arriva una sberla che ti rintrona anche il casco. E poi è ora di finirla, di fare il doppio gioco. Ma chi è che fa il doppio gioco? Voi! Voi che fate tanto il di più con i genitori e poi se non ricorrete a loro ogni momento non sapete che pesci prendere. Tutto questo perché? Perché non siete genuini. Hai voglia a mettervi minigonne, giacchettine di pelle, siete sempre figli di mamma. Questo lo dice lei però. Eh già, lo dico io, te lo confermo e te lo dimostro anche. Guarda. L'Italia è invasa da capelloni che arrivano da tutte le parti, dall'Inghilterra, dalla Svezia, dalla Norvegia, da casa del diavolo con l'autostop. Voi, se vostra madre non vi dà i soldi del tram, non arrivate neanche a Cinisello Balsamo. E poi cos'è questa storia di trattare la madre come fosse l'ultima ruota del carro? Io mi ricordo che ai miei tempi, quando portavo a casa un'amica, la presentavo alla mia mamma, dicevo, Giovanna, con orgoglio, questa è la mia mamma. Adesso mio figlio, quando mi incontro per caso, porta a casa un amico, gli fa, Giovanni, questa è la mia mamma. Signora! Dire, guarda, io non ne ho colpa. Sì, vabbè, ho capito, il tempo è scaduto, avanti. Possiamo iniziare con le domandine? Certo, cos'è quel tono lì? Cosa credi, che a me mi facciano paura quelli là? Chi è il primo? Io. Signora, non le sembra che le madri di oggi non sappiano adeguarsi ai tempi? Mio caro giovanotto, io non so che tipo sia la sua mamma, ma se mi somiglia, per esempio, mi ci vede a me e a lei in minigonna? Senta, voi madri parlate bene dei vostri figli solo quando a scuola vanno bene. Ma non era un detto della vostra generazione quello che diceva i primi nella scuola sono gli ultimi nella vita? Guardi,
Marconi fu bocciato in fisica e D'Annunzio in italiano. E lei che cosa è stato bocciato? In fisica e in italiano. Ecco, brava, è sulla buona strada, insista. Cerco di farsi bocciare anche in disegno. Cerchi di farsi bocciare anche in disegno, chissà che non ne venga fuori un altro Leonardo da Vinci. Signora, voi incolpate noi ragazzi di essere troppo incostanti in amore. E perché? Non è vero? Forse sì, ma cosa vuol dire? Se a un certo punto un ragazzo non ci piace più, perché dobbiamo tenerlo a tutti i costi? Ma scusi, lei è fidanzata? No, ma se lo fossi e un giorno incontrassi sulla mia strada Antoine, pianterei il mio fidanzato. Ah, così in 4-4, guardi che lì è, lei si compromette. Ma in 4-4-8? Sì, 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 perché lui è Antoine, l'uomo dei miei sogni. Cara, cerchi di stare più leggera col pasto della sera, altrimenti le sue notti saranno piene di incubi. Lei scherza, ma mai pensato cosa farebbe anche lei se incontrasse anche oggi l'uomo dei suoi sogni? Ma dai, un uomo bellissimo magari. Alla mia età cosa vuoi ormai? Ma poi dico, la bellezza non è tutto, cara. Ma se fosse anche intelligente, interessante, gentile. E magari anche ricco, eh? Ricchissimo. Guarda, tesoro, che quegli uomini lì non esistono mica, sai. Lo dice lei. Un amico di mio padre, per esempio, è un uomo così. Ah, sì? Sì, sì. È sposato? Poveretto. Ma che poveretto? È un uomo di mondo. Tutte le sere verso le 10 va al club del giardino. Beh, ragazzi, io devo scappare, ho qualche cosa da fare, eh? Questa bella conversazione la continuiamo. Scusa, cara, ma c'è l'autista che non sa dove sia questo club del giardino, tu lo sai per caso? Cosa? Uffa. L'autista non sa dove sia questo club del giardino, tu lo sai per caso? Io no, ma lei sì. Sei una bella carognetta, eh? Dov'è quella bella biondina così simpatica, cara? L'autista non sa dove sia il club del giardino, tu lo sai? È via Mameli, che è la seconda destra in Corso Vittorio. Via Mameli, seconda destra in Corso Vittorio. Ciao ragazzi!